Amicitelefonia.net, un'altra anteprima per voi, questo Samsung S7330, come vediamo nella sigla Samsung toglie il suo suffisso SGA che ci presenta un telefono UMTS, HSDPA, addirittura quad band in GSM con doppio display, un po' come il Soul che abbiamo visto qualche tempo fa. PC Studio, quindi la suite, la batteria in dotazione, l'auricolare, scusate, che è in due sezioni, la prima che va al telefono e la seconda di gran qualità che va alle orecchie con le cuffiette in Earl, quindi una particolare attenzione alla qualità audio. Cavo dati USB proprietario Samsung e il caricabatterie con lo stesso plug-in. Installiamo il cellulare che, come vediamo, è uno slide phone. Inseriamo la batteria, eccoci qui. Il cover posteriore è in metallo, dà un gran senso di solidità e robustezza questo 7330. Anche la parte anteriore è molto ben fatta, il carrello scivola molto bene, non abbiamo giochi laterali e ovviamente è assistito da una molla. Posteriormente, quando apriamo lo slide, riveliamo la cam a 3 megapixel con flash LED specchietto per le autoriprese. 3 megapixel può sembrare un passo indietro di Samsung, ma a volte la risoluzione non è tutto. Infatti, la qualità delle fotografie scattate con questo 7330 è più che buona, soprattutto per quanto riguarda le macro, avendo la cam, l'autofocus. Il flash LED purtroppo è un po' poco potente, quindi di notte faremo fatica a fare scatti di gran qualità. 4 i tasti fisici, oltre a un secondo display da 96x96 pixel a colori che è touchscreen, quindi ci permette di comandare e varia in funzione del contesto del telefono. Cam anteriore per le videochiamate, lato destro con lo slot per la micro SD, che purtroppo non è data in confezione di vendita, anche se noi abbiamo una confezione di vendita import, il tasto per richiamare la fotocamera, tasti volume e il porta l'accetto. Quando chiudiamo il telefono, ovviamente si blocca automaticamente, lo apriamo e vediamo come il display principale, un'unità da 320x240 pixel, ha 16 milioni di colori, molto luminoso e molto brillante. Le dimensioni sono piuttosto contenute, abbiamo 104 mm x 49x13, un peso di 110 grammi. Si sentono, ma danno un gran senso di solidità al telefono. Entriamo subito nelle funzioni perché c'è qualche news nel menu di Samsung. Prima di tutto volevo farvi vedere come è possibile personalizzare e crearsi un menu ad hoc. Infatti, personalizzazione è la parola che descrive meglio questo telefono. Se noi premiamo il tasto centrale, come vedete compare un menu. Noi adesso abbiamo personalizzato qualche icona, ma completamente personalizzabile. Infatti, se noi andiamo nel tasto più, possiamo assolutamente decidere che menu e che sottomenu andare a inserire in quella posizione. Come vedete, possiamo salvare un nuovo menu e ci compare nella posizione che noi abbiamo scelto. Quindi assolutamente personalizzabile per quanto riguarda questo menu, che è accessibile direttamente dal pad centrale. Il menu classico si attiva tramite la pressione del tasto sinistro. Un'altra cosa carina è la completa personalizzazione del pad centrale. Lo possiamo personalizzare sia per quanto riguarda i colori, come vedete, e possiamo addirittura creare noi un tema per personalizzare i colori, lo sfondo di questo piccolo display secondario. Inoltre è possibile personalizzare di questo piccolo display anche il touchscreen, quindi la sensibilità al tatto e la vibrazione, quindi il feedback della vibrazione che possiamo settare più intenso o meno intenso. Quindi rispetto al precedente dual screen di Samsung abbiamo fatto passi avanti per quanto riguarda proprio la sensibilità, non abbiamo problemi a cliccare questo secondo display pur essendo totalmente touchscreen. Andiamo a far vedere invece le funzioni principali, archivio, vediamo l'album della fotocamera e anche qui
possiamo vedere come Samsung abbia lavorato sul software. È possibile ovviamente mettere in orizzontale le immagini. Adesso vediamo la velocità del telefono. Queste immagini sono state scattate a 3 megapixel, quindi alla risoluzione massima della camera. Ovviamente, vi è sempre la possibilità di far partire una presentazione in automatico. Una cosa carina che volevo farvi vedere è il fatto di poter personalizzare il tema, quindi se andiamo nella personalizzazione del display, eccoci qua, abbiamo la possibilità di mettere come sfondo principale il tema piuttosto che Living World, quindi conoscete benissimo cosa vuol dire uno sfondo che cambia in base alla città dove siamo, un'immagine o addirittura una sequenza di foto. In questo caso, scegliendo la sequenza di foto, possiamo assolutamente andare a scegliere che foto inserire nella nostra galleria che poi vedremo in home page. Eccoci qua. Possiamo andare a scegliere la fotografia. Scegliamo la numero 2. Possiamo anche addirittura andare a scattare una fotografia da poter inserire. Adesso è un po' lento caricare le immagini perché ne abbiamo caricate molte e le abbiamo caricate sulla memory. Adesso abbiamo poco tempo, però vi assicuriamo che una volta caricate le fotografie nella sequenza, l'effetto è molto molto carino. In questo caso continuiamo a utilizzare il tema e torniamo alla home per farvi vedere gli altri programmi. Molto carino anche questo orologio che è modificabile, che ci fa vedere l'ora in questa grafica. Proviamo a scrivere un SMS che è una funzione sempre molto utilizzata da voi lettori. Ovviamente è presente il T9, molto veloce. Colgo l'occasione per dire che la tastiera è fatta davvero bene, si clicca benissimo. E i tasti, come vedete, sono ben distanziati dallo slide superiore perché la prima fila è una fila di tasti funzione per la videochiamata, per il cancella e per il menu rapido. Quindi molto comodo scrivere un SMS con questo telefono. Facciamo una veloce chiamata al 139. Ricordiamo che ha anche la radio FM, questo Samsung, per quanto riguarda l'audio. Ok. L'audio è molto molto buono, peccato che il volume della viva voce sia un pochino basso. Audio sia in viva voce sia in chiamata, leggermente basso di volume, ma come qualità decisamente buona. Non possiamo assolutamente lamentarci di questo 7330. Anche la ricezione è nella media, diciamo nulla di sconvolgente. Come vediamo, abbiamo il lettore MP3, la radio FM e il registratore sonoro. Andiamo a vedere la possibilità di ascoltare una canzone. Eccoci qua, il classico Bublé. So che vi l'avete fin sopra le orecchie, però ci serve a testare i telefoni con un'unica canzone in modo da essere obiettivi nel giudizio. Ottima la qualità, come vedete si può riprodurre anche in standby. E possiamo interrompere il lettore musicale in qualsiasi momento. Diciamo che questo 7330 è un telefono che ci è piaciuto. Ottima la personalizzazione, si può costruire il menu ad hoc, i color display sono molto belli, display personalizzabili con temi, living world e lo slideshow molto ben fatto, foto a tutto schermo più presentazioni. Il browser web, due parole, non ve lo faccio vedere, è insufficiente. Abbiamo provato ad aprire la home di telefonia.net e ci ha dato memoria insufficiente, così come il client mail. Diciamo che non è un telefono dedicato ai businessmen, ma è più un telefono multimediale a 360 gradi. Unica feature che ha interessante è il lettore di RSS. A noi questo telefono è piaciuto per un uso sportivo, per un uso giornaliero, per avere un telefono comunque molto ben stabile che fa buone foto. Quindi consigliato soprattutto a chi non fa un uso smodato di dati, mail, internet, ma fa un uso friendly, diciamo così, del telefono. Andrea Galeazzi per telefonino.net.